Benvenuti alla Ferrari, benvenuti al museo, siamo nella Sala delle Vittorie. Qua c'è la storia, ci sono le nostre radici, la consapevolezza della nostra responsabilità di far parte di questa squadra unica, l'unica che ha partecipato al Mondiale di Formula 1 fin dal 1950. Il 2021 sarà sicuramente un anno importante, un anno per noi in cui ci sono tantissime sfide. Innanzitutto la vettura, una vettura che nasce da quella dell'anno scorso, parzialmente congelata. Un budget cap, per la prima volta, un tetto di spese da affrontare anche quella con determinazione, un esercizio tutt'altro che banale, una nuova coppia di piloti, tantissime sfide, la vettura del 2022 è ancora da progettare in qualche modo, una macchina che sarà completamente nuova nelle sue forme, nelle sue sfide tecniche. Il percorso che ci attende è sicuramente lungo e accidentato, sarà un momento in cui commetteremo eventualmente degli errori, alcuni inevitabili, altri anche intollerabili. L'importante è che come squadra impariamo dall'errore, continuiamo a crescere con lo spirito giusto. La Formula 1 è uno sport particolare perché innanzitutto è uno sport di squadra che però si concretizza nell'azione di due singoli individui, i nostri piloti. Sono loro che stringono il volante, che con i piedi accelerano, frenano, che cercano di anticipare sempre le mosse degli avversari, che in qualche modo con la loro testa disegnano le traiettorie migliori, che portano anche la vettura, qualifica e gara sempre oltre il limite. Come una grande orchestra bisogna avere gli strumenti migliori, strumenti che per fortuna la Ferrari innanzitutto ci mette a disposizione, ma grazie anche ai nostri partner tecnici e commerciali che condividono con noi gli obiettivi e la nostra missione. Per raggiungere questi traguardi quest'anno abbiamo una nuova coppia di piloti, Charles e Carlos, la più giovane della scuderia Ferrari dal 1968. Su di loro vogliamo fondare il nostro prossimo futuro, consapevoli anche loro di far parte di questa lunga e straordinaria storia della Ferrari. So I'm Charles Leclerc. I'm from Monaco. I'm 23 years old and I'm a Scuderia Ferrari driver. I'm Carlos Sainz. I'm 26 years old from Spain, current Scuderia Ferrari Formula 1 driver. My passion for racing started very early on in my life. Fuel, tires and engines have been very close to me since I'm a kid. First time I saw a car when I was 2 or 3 years old, I immediately jumped on it. Obviously my father being a two-time rally champion, immediately it was in my genes. When I was 10, 11 years old, I went to the Spanish Grand Prix in Barcelona. I met Fernando Alonso, I met Michael Schumacher, and suddenly I fell in love with Formula One, and since then it was a clear objective for me. I've started racing when I was 3.5 years old. My father was going to visit his best friend, Philippe Bianchi, which was Jules Bianchi's father, which had a karting track in Brignoles. And I drove the first laps there and fell in love straight away with this sport. And on the way back, I apparently told my father that's what I wanted to do once I was older. And I fell in love with this sport. Once I signed with Ferrari, it was a very, very special moment. Even though I'm very young, I know how much work I've put to get there. The moment you sign that paper and the moment you realize you're going to be a Ferrari Formula One driver, it changes your life completely. My first proper day of work at Ferrari didn't come until December. And that's when I met all the people in the factory. I met all my engineers, the mechanics that I was going to work with. I was starting to work on the future. The first time you put a red suit on, the first time that you put a red cap, or the first time that you properly wear red is a day that you look in the mirror and you say, probably this day I will never forget, even when you are 80, 90 years old. I thought I knew what I should expect once I sign with Ferrari, but then as soon as you get here, that you get to know the people, how much they push the detail, everything is optimized for performance here, and you can really feel the passion with the people working here, which I think is different compared to any other Formula One teams. For me to achieve this at 26 years old, and something that I've obviously fought for. In 5 years, at my target is to be a world champion. I do believe that Ferrari is the best place to try and achieve that. I think I'm in the right place at the right time, and we just need a bit of time to try and make it happen. With Ferrari, everyone expects great things from you, from the team. Well, we definitely can't complain with the job we have. I mean,
99% of the things I do is with a smile on my face, and I'm very happy to do so. For me, essere Ferrari is a way of work, the attention to detail, always trying to improve. They are always trying to push the limits in everything they do. You know you are part of its history, so it's a huge responsibility for everyone. Ferrari has been the most successful Formula One team in history. It's also a team that has generated a passion all around the world with the Tifosi. You know you need to carry this responsibility in your shoulders. It's like a family. We are going through tough times together. We are going through very good times together. All of us are one and one team. Right now it's an important moment where we are trying to recover all together and bring Ferrari back to the top. So it requires a lot of team building. As soon as the results start showing, there's going to be a great momentum generated inside the team, and we're all going to feel even more excited about the future. And there's a whole team behind working day and night for us to do well. So I see it actually more as a team sport than an individual sport. Now what Ferrari needs two good drivers pushing each other and pushing in the same direction to make sure the car keeps getting quicker and quicker. I'm here to beat everyone else, and I know that my teammate is the only driver on the grid that has the same car as I do, so it's always a challenge for the driver to try and beat the person that has the same car as you. It's a combination of respect and competitiveness, at least for myself. It's a big challenge, but for me it's what makes this sport so exciting, because we are pushing each other to always do more, because at the end what's most important is that Ferrari wins. There are so much going on in a race: strategy, tire management, fuel management, all of these things that are very, very important and that are very performance related, that you need to be on it. Tire management is always something that I've been working on in 2020. I've made huge progress, but I try to be as quick as possible and aggressive. The level of concentration and adrenaline in a Formula One start is incredible, because you're just looking at those red lights going one by one, and then there's always between 2 and 5 seconds before they go out. And that moment, you cannot think about anything else, because our reaction time is around 0.2 of a second, and you have to react as quick as possible. You cannot afford to be, even for 1 second, not concentrated, because any mistakes is a huge consequence. I've done races of 1.5 hours, 2 hours, that you seriously are inside your bubble, and there's nothing outside that comes into your mind. I've never had to train myself to stay focused. It's something that comes with physical preparation also. Questo per me. MB Mattia Binotto, il capo. Esatto. Vediamo che dice. Carlos, sei sereno? Cosa ti dà fiducia e cosa ti preoccupa di più? Sono sereno? Penso di sì. Non divento molto nervoso, almeno non dimostro che sono nervoso. Forse la tensione la sento un po' prima della qualifica, ma non sono... Più prima della qualifica che della forse gara? Forse sì. Anch'io. E tu, Charles, più preoccupato o più ottimista? Che tipo di persona sei? Più ottimista. Ottimista? Sì. Ogni volta che c'è un momento più difficile di altri, provo sempre a trovare il positivo dentro quello per sperare e per migliorare. Ma tu? Ma io? Veramente? Io leggo quello che ci scrivi. Pensi di battermi? No. Ma dai. Per me quest'anno sarà molto difficile batterti, perché mi manca un po' conoscere la squadra, conoscere la macchina, ma sempre provi al massimo. Il massimo sarebbe batterti, no? Ma vedremo. Penso che c'è una cosa più importante davanti a noi, che è quella di fare la Ferrari andare avanti insieme, più che la nostra lotta particolare.
E se c'è un anno che penso che dobbiamo lavorare bene insieme è questo, per aiutare. E già dopo, quando c'è da lottare da un mondiale o una cosa un po' più speciale, già ci sarà, ci preoccuperemo di più l'uno dell'altro, penso. Un compagno più veloce è più un stimolo o un disturbo? Se hai avuto un compagno più veloce, non so se lo hai avuto mai. Più un stimolo, secondo me. No, beh, comunque io dalla mia esperienza c'è comunque sempre il tuo compagno, ci sono delle gare dove che va più forte o meno forte, però ogni volta che il mio compagno è andato più forte di me è sempre stato qualcosa dove che con tutti i dati che adesso abbiamo in Formula 1 puoi analizzare cosa fa di diverso e migliorare, no? Penso che sia importante confrontarci, parlarci, lavorare assieme oltre ogni rivalità fra di noi. Ci riusciremo? Questa l'ha fatto Mattia. Si vede. Le ha fatte tutte Mattia, ce l'ha scritto da Mattia di notte. Sì, perché no? Guarda, io prima di tutto ho un rispetto per la squadra, per Ferrari. Penso che vogliamo andare in avanti, ma dopo penso anche che io quanto più esperienza ho in Formula 1, anche più rispetto ho sui miei compagni di squadra e la gente che fa lo stesso lavoro che io, perché so com'è difficile guidare una macchina di Formula 1 di queste che stiamo guidando. Anche incidenti come quelli di Grosjean ti fa pensare un po' più che alla fine siamo tutti qui giocando la nostra vita e che vogliamo, sì, avere una competizione, ma anche rispettare l'uno all'altro, perché quello che facciamo è speciale. Certo. Cosa più ti ha colpito arrivando qui? A me quello che mi è piaciuto di più è stato il test a Fiorano. Quel momento di arrivare in Fiorano, sapere che è una pista molto speciale. Già arrivando al circuito, quella mattina che ci hanno fatto arrivare alle 7:15, ero già nervoso, perché sapevo che era una giornata speciale. Anche questo circuito, questo posto, ha qualcosa di speciale. Sono divertito molto quel giorno lì. La tuta rossa credo cambi non solo la carriera, ma anche la vita. Cosa succede quando la popolarità diventa una cosa enorme? Secondo me è cambiato soprattutto dopo Monza, perché lì è stato... sì, il massimo. Sì, il massimo. Il top. è cambiato un po', cioè le persone mi fermano un po' di più, però sì, soprattutto in Italia si sente la passione delle persone, e l'avrai sentito già dall'inizio anno, da quando sei in rosso, però non è lo stesso. Il tifo Ferrari è diverso, è una passione, ce l'hanno dentro di loro, così quasi come una religione. È veramente, veramente strano da spiegare, però ti senti far parte di questa famiglia, è veramente un grandissimo onore. Ci sono tanti fan in Formula 1 che solo vogliono la foto, un autografo, e va bene, è normale, ma il tifosi vero, quando ti saluta, li vedi che è molto nervoso e non sai come tranquillizzarlo, non sai come dire sì, che sono una persona normale come certo, te, sai, sì, sono sì, qua sì, vivendo il mio sogno, è molto speciale. Ma noi abbiamo smesso di soffrire, vero? Non so, dimmelo te. Spero. Penso che non lo sai te, non lo so io. Ma vediamo, sai, quando abbiamo un progetto nuovo di macchina è sempre difficile sapere finché metti la macchina giù. Credo con tutte le riunioni che abbiamo fatto da inizio anno. Abbiamo fatto tante. Più o meno sappiamo che ci sono delle cose positive dentro questa macchina, c'è stato tantissimo lavoro dietro. Per migliorarla, dopo quanto hanno fatto gli altri lo sapremo solamente in pista. Dunque sì, spero che abbiamo smesso di soffrire. Immaginiamo sia passato un anno, stagione finita, siamo di nuovo qui, io e te, da soli. Cosa pensi mi diresti? Ciao. Ciao, come stai? Vuoi un caffè? Finito. A Charles, a Carlos, agli uomini e alle donne della Ferrari, a tutti i nostri tifosi, vorrei adesso però dire un'ultima cosa. Fin da bambino sono stato tifoso della Ferrari e il mio impegno, come il vostro, deve sempre essere massimo, perché facciamo parte di questa squadra che conta di più di ognuno di noi. Siamo gli interpreti di una passione enorme e commovente, ma siamo anche reduci da delusioni che non dovranno ripetersi.
Abbiamo un imperativo: rappresentare la Ferrari, onorare la divisa che portiamo, perché il cavallino rampante è il simbolo dell'eccellenza italiana nel mondo. So che la competizione porta in qualche modo a poter sbagliare. Mi aspetto sempre meno errori, pochi o nessuno. Mi aspetto qualità, mi aspetto, perché no, anche una certa allegria agonistica salutare. Per voi, per chi ci guarda e ci giudica ogni domenica, coraggio, la prima gara sta già arrivando.